Per il giorno della memoria ad Apignano vengono accolte le sorelle Tatiana e Andra Bucci, sopravvissute all'olocausto della Seconda Guerra Mondiale, ed Edith Bruck, scrittrice e poetessa ungherese naturalizzata italiana, autrice di memorie sull'esperienza ad Auschwitz, in collegamento da Roma. La memoria serve perché Andrea, Tatiana, Bucci e Edith Bruck sono state chiuse per molti mesi nei campi di sterminio nazisti ad Auschwitz, poi la Bruck anche a Bergen-Belsen e a Dachau, e hanno vissuto l'orrore. Ora loro non ci potranno raccontare l'orrore, non ci potranno aiutare a comprenderlo, perché l'orrore forse può solo essere vissuto, non compreso, ma ci possono dare qualcosa ancora più importante, come si sopravvive all'orrore, come si conserva la propria umanità, come si conserva la speranza. Un viaggio della memoria rivolto agli studenti, alcuni in presenza delle scuole del Luca della Robbia di Apignano e Montefano e ai cittadini. Una riflessione per non dimenticare che si è conclusa con il conferimento della cittadinanza onoraria. Le sorelle Bucci hanno portato la loro testimonianza in giro per l'Italia dal 2004, dopo l'uscita di un libro dal titolo Meglio non sapere, dell'autrice Titti Marrone, che raccontava la loro storia. Dalla domanda più ricorrente al ricordo di una fetta di salame, un dialogo emozionante. Ma la domanda più ricorrente, possiamo vedere il vostro numero? Ecco, è questa. Vorremmo che non succedessero più cose simili, invece non solo la guerra adesso in Ucraina, ma tante piccole guerre e anche molto feroci. Non si può paragonare niente alla Shoah, che era proprio una cosa studiata a tavolino e che andavano porta a porta a cercare la gente e tirarla fuori. Niente è paragonabile, però le atrocità, le malvagità, l'uomo non le ha perse e la storia non è stata maestra per niente. Studiamo, ricordiamo perché la storia ci insegna. Poi ci ritroviamo che forse l'uomo invece rimette in atto certe atrocità. Purtroppo non abbiamo memoria. Vediamo che i ragazzi, anche i bambini piccoli delle elementari o addirittura anche quelli dell'asilo, sono veramente bambini attenti e colpiti dalla nostra storia. Quindi la nostra storia la ricorderanno anche in un futuro. Che cosa ricordate, separatamente, ognuno ha il proprio ricordo, di quel momento, di quel periodo? Beh, la cosa più dolorosa che ricordo del giorno dell'arresto e la nostra nonna inginocchiata davanti a quello che era sicuramente il capo della spedizione, così che la chiamo io quando sono venuti ad arrestarci, era logicamente un SS, inginocchiata davanti a quest'uomo che lo supplica di lasciare noi bambini a casa. Eravamo in tre con Sergio e questo, l'umiliazione mi fa male terribile. Beh, all'interno del campo certamente il fumo e le fiamme che uscivano dal camino, giorno e notte, era giorno e notte. E io mi ricordo che il fumo non andava su in verticale, ma era sempre orizzontale perché lì è una zona molto ventilata. E quindi era proprio fumo e fiamme tutto il giorno. C'erano dei momenti in cui voi bambini sorridevate, scherzavate, magari che vi estraneavate, riuscivate a tirare fuori quell'animo fanciullo? Certo, è incredibile, ma noi bambini riuscivamo a giocare. E il nostro gioco, quello che ricordiamo meglio, almeno quello che ricordo io meglio, sono le palle di neve, perché ricordiamo il grande freddo. E non ricordo di aver avuto mai caldo in quel luogo. Sì, giocavamo a palle di neve, ma quello che è terribile pensare oggi, che noi giocavamo intorno ai cadaveri, e a questi cumuli di cadaveri che erano delle piramidi bianchissime. Io dico piramidi perché era veramente che finivano in niente, in punta.
E come abbiamo fatto a salvarci? Questo è sempre un punto interrogativo, non si saprà mai la verità, qual è. Forse alla selezione, la prima selezione, Mengele ci ha scambiato per cemelle, poi il perché non siamo mai state sperimentate, anche se hanno trovato i documenti in cui hanno fatto dei prelievi del sangue, che quella era la prima tappa per un eventuale esperimento. Alla fine, io penso, perché non hanno avuto neanche più tempo, in fondo siamo stati soltanto 10 mesi lì, quindi da aprile a gennaio. Quindi... Che cosa ricordate del giorno della cosiddetta liberazione? Ma io non ricordo praticamente niente della liberazione, veramente niente, assolutamente niente. La liberazione se la ricorda lei. Non è che noi l'avevamo capito che eravamo libere, però, Io ricordo in particolare un soldato russo che era seduto sul cofano della sua macchina, sulle ginocchia aveva una piccola tavoletta di legno e tagliava del salame e queste fettine di salame le offrivano ai bambini che eravamo intorno, era un piccolo gruppettino di bambini e non più di 10. Quindi mia sorella una volta ha detto: quindi per te la libertà, la fine della guerra è una fetta di salame. Il comune di Arpignano, quindi l'amministrazione comunale, in segno di stima e di gratitudine, conferisce la cittadinanza onoraria ad Anna e Tatiana Bucci per averci insegnato con il proprio percorso di vita la sua opera e i suoi scritti, che né con l'oblio né con il restare chiusi nella prigione del ricordo, ma solo con una dolorosa e critica custodia della memoria, possiamo evitare di ripetere gli errori e gli orrori del passato e costruire un futuro amico della vita e delle giovani generazioni. Voi siete figlie di un italiano di Fiume, il tempo, e di una mamma ucraina. Che cosa pensate di quello che sta succedendo oggi? Più che altro vi sta rievocando immagini e sensazioni del passato? Beh, certo, ci può ricordare quello che è successo alla nostra famiglia, perché loro sono dovuti fuggire, lasciare l'Ucraina, hanno lasciato un piccolo shtetl che si chiamava Vidrinka per un pogrom. Quindi in qualche maniera, in una maniera diversa di quello che succede oggi in Ucraina. Anche il motivo diverso, non solo la... Però... Un po' sempre come ha detto Putin, insomma, pulizia etnica comunque. Tutte le guerre sono atroci, è diversa questa guerra. E non si possono far paragoni con quella con la Seconda Guerra Mondiale, escluso, non si possono far paragoni. Però succedono delle cose che... E poi questo accanimento che hanno anche contro i bambini, contro tutti, no? Cioè è una guerra inspiegabile. Credo che nessuno la sappia spiegare veramente, neanche gli esperti. Perché non è una guerra tra militari, come una volta succedeva, tra l'altro una volta si davano addirittura appuntamento, no? Per fare la battaglia. E questa è una guerra contro i civili. Perché si accaniscono contro le città e contro i civili. Come hanno fatto come con gli ebrei? Sì, come hanno fatto con, in parte come hanno fatto con noi ebrei.